7.400 firme certificate tramite il documento di riconoscimento e oltre 1.000 online. Il primo forum urbano promosso da Cantiere Gela per sostenere l'ADOS ha raggiunto il suo primo obiettivo. Tutti insieme ieri dinanzi al presidio sanitario di Via Palazzi per chiedere l'apertura della Breast Unit. C'erano tutti. Le firme saranno consegnate al direttore dell'azienda provinciale di Caltanissetta e al presidente della regione. Se entro il mese di giugno non si avranno ancora notizie certe, proprio in merito all'apertura, le firme saranno consegnate direttamente nelle mani del ministro per la salute Beatrice Lorenzin. Si rischia di non poter più operare se a Gela non nasce la Breast Unit? Si rischia, se noi non ci mettiamo in regola entro il 2016, di non avere più la possibilità di operare le mammelle. Voi avete saputo che noi questa struttura l'abbiamo attiva da diversi anni. Noi abbiamo lavorato, io dico sempre, avendo dato delle prestazioni come se avessimo una Ferrari e abbiamo una 500, noi vogliamo che ci diano la possibilità di avere tutto quello che è necessario per avere una struttura ben strutturata, e questa informazione che diamo alla città è importante perché la città deve sapere. Pensiamo che la Breast Unit come struttura deve nascere subito, come struttura di senologia complessa, perché in verità da 14 anni esiste una realtà ospedaliera che produce ogni anno un mare di interventi per patologie tumorali e comunque a livello siciliano è una delle prime 10 in termini di risultati. Qual è il primo approccio quando una donna si rivolge alla vostra associazione perché le è stato già diagnosticato un tumore al seno? Ah, l'approccio è stato che subito si scatena una tegola in testa a queste donne. Allora noi siamo pronti a testimoniare e dire: non avete paura, noi siamo testimonial di questo. Io ho 15 anni che sono stata operata qui dal dottore Di Martino ed è nata l'associazione proprio per questo, perché il dottore Di Martino, venendo dall'Istituto Europeo, cosa ha detto? Siccome là esiste un'associazione delle donne operate al seno che si trovano subito pronte nel letto operatorio e sostengono le donne prima, durante e dopo, anche le donne stesse si trovano, dice: beh, ce l'hai fatta tu, ce la faccio pure io, hai capito? E i medici stessi trovano la paziente molto rilassata e preparata ad andare in sala operatoria. Che noi che abbiamo avuto comunque un tumore sappiamo cioè qual è il percorso che ogni donna deve percorrere, quindi siamo vicino e lo saremo finché Dio vorrà proprio a sostegno delle donne, perché le donne a Gela, soprattutto nel territorio limitrofo, non deve mancare nulla. Quando io ho scoperto di avere questo tumore, mi hanno detto che dovevo essere operata, avevo deciso prima di operarmi qua, ma poi ho pensato l'unica cosa è andare fuori, come si pensa sempre per noi siciliani. In realtà lì ho trovato una dottoressa, Leo, mi ha detto: ma voi avete in Sicilia, Gela, un professore bravissimo, perché non si fa operare lì? E quindi dico, io ero un pochino titubante all'inizio, sai come dico, ma sono venuta fino a Milano e mi dicono di scendere in Sicilia, a Gela, poi. La dottoressa mi ha detto per ben 3 volte, con una certa sicurezza, proprio: signore, è come se l'operassi io. C'è il mio collega, il dottore Di Martino, la opererà come se fossi io. E allora sono scesa qua, ho trovato un ambiente bellissimo, accogliente, oltre che persone brave, preparate, le volontarie, sono veramente degli angeli. Veramente. Infatti oggi sono venuta con grande piacere da Agrigento per essere presente a questa manifestazione.